presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, ha firmato il decreto di nomina del nuovo assessore regionale al welfare e alla sanità della Regione Puglia e il consigliere regionale del PD, Donato Pentassuglia, che dal 1° luglio sostituirà Elena Gentile, eletta al Parlamento europeo. Il presidente Vendola ha anche disposto che fino alla data del 1° luglio l'assessore Gentile resti nella piena titolarità delle deleghe. Il decreto del presidente Vendola riporta gli articoli di tutte le normative vigenti sulla incompatibilità tra la carica di membro del Parlamento europeo e quella di assessore regionale. Si tratta, ha detto il presidente Vendola, di un provvedimento che sono costretto a fare di fronte all'evidenza normativa. L'assessore Gentile è stata per la mia amministrazione una straordinaria risorsa di cui faccio a meno con grande dolore. Resta intatto e solido il legame che in questi anni ho avuto con lei, una donna eccezionale e nello stesso tempo competente e generosa, capace di coniugare, come a volte solo le donne sanno fare, senso di responsabilità, visione politica e una incontenibile carica umana. I risultati elettorali del Partito Democratico in Puglia, certo raccolti in elezioni diverse da quelle regionali, ma pur sempre significative, mi hanno consigliato di far cadere la scelta del sostituto di Elena verso una nitida competenza amministrativa, manifestatasi già nel complesso lavoro di aula di quello stesso partito. Sto parlando di Donato Pentassuglia, capace peraltro di esprimere una compiuta rappresentanza di un territorio, quale quello ionico, oggi particolarmente sofferente. Non ho voluto nel contempo, ha concluso Vendola, interrompere altri preziosi lavori che si stanno svolgendo all'interno del Consiglio regionale e che, con esercizio spesso oscuro di equilibrio ed esperienza, stanno aiutando tutta la maggioranza ad affrontare in modo compatto i difficili passaggi che la crisi sta imponendo. Il sindacato COBAS del lavoro privato organizza un sit-in lunedì 23 giugno a partire dalle ore 8:30 presso l'ASL di Brindisi in via Napoli, a sostegno della ripresa immediata del processo di internalizzazione che ha subito uno stop in seguito a una decisione della Regione Puglia presa senza serie motivazioni. Una sospensione dovuta a un parere espresso dal Ministero Economia e Finanza su richiesta di qualche surerte funzionario della Regione Puglia sul tema delle assunzioni nella Sanità Serve. In seguito a questa decisione sono nate le proteste dei lavoratori in Marcas che, con il sindacato COBAS, si sono portati lunedì 17 giugno a Bari alla sede dell'assessorato alla sanità, dove l'assessore Gentile, che ha sostenuto con un chiarimento con il ministero, avrebbe potuto portare a una veloce soluzione. Qualcuno ha presentato all'assessore un documento del ministero del dicembre 2013, dove, sempre a una richiesta di parere da parte della Regione Puglia, si risponde che i passaggi dei lavoratori dalla ditta alla Sanita Service sono legittimi, in quanto figlie dell'applicazione della clausola sociale e non solo quindi nuove assunzioni. L'assessorato intanto convocherà lunedì 23 giugno i vertici dell'ASL e della Sanita Service di Brindisi a un incontro a Bari rivolto a dissipare qualsiasi dubbio circa la volontà reale dei dirigenti brindisini a sostenere il processo di internalizzazione e a non frapporre alcun tipo di ostacolo. Nella sala conferenze di Palazzo Nervegna si è tenuta una conferenza stampa organizzata nell'ambito delle iniziative di Città Europea dello Sport 2014, alla quale hanno preso parte il sindaco Mimmo Gonzales, il responsabile provinciale del CONI Nicola Cainazzo, il presidente provinciale della Federazione Italiana Pallacanestro Giuseppe Oliva e Fernando Marino, presidente dell'Enel Basket Brindisi, eletto proprio nei giorni scorsi presidente della Lega Basket Serie A. È la prima volta nella storia che il massimo campionato professionistico italiano di pallacanestro è presieduto da un brindisino. Peraltro ciò avviene proprio nell'anno in cui la città di Brindisi si mostra all'Europa quale comunità particolarmente attenta allo sport per i suoi aspetti non soltanto agonistici ma anche di rilevanza sociale e di promozione del territorio. È stata presentata l'amichevole di pallacanestro Italia-Francia che si disputerà martedì 24 giugno alle 20:45 nel palazzetto dello sport Elio Pentassuglia e si è discusso anche dei progetti futuri della pallacanestro brindisina.
Controlli severi in spiaggia e in acqua. La Capitaneria di Porto dà il via all'operazione Mare Sicuro. Dopo le sperimentazioni e gli obiettivi centrati nel 2013, quest'anno torna Mare Sicuro, il piano di controlli e prevenzioni della Capitaneria di Porto, reso noto in conferenza stampa a Brindisi. Parte su tutte le coste italiane e anche in provincia di Brindisi ed è finalizzata alla tutela della balneazione, alla salvaguardia della vita umana in mare e al rispetto delle norme sull'uso del pubblico demanio marittimo da parte dei diportisti e degli stabilimenti balneari. Io mi rivolgo proprio ai bagnanti, utenti del mare, coloro che gestiscono strutture balneari, di lavorare molto sulla prevenzione. Prevenire situazioni incresciose e diffondere la cultura del mare, come affrontare la balneazione è la prima regola. Noi stiamo mettendo in piedi tutto un sistema per eventualmente fronteggiare situazioni critiche, ma mi preoccupo soprattutto nel discorso prevenzione e in caso di emergenza di chiamare e contattare immediatamente il 1530, dove risponderà la centrale operativa di Compamare Brindisi. Questa è una politica proprio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comando Generale dei Camion di Porto, dove noi rilasciamo questi bollini blu alle imbarcazioni che si sottopongono a ispezione al fine di evitare continui i controlli. Il bollino blu non esenta poi il proprietario dell'imbarcazione da lasciare a casa le dotazioni. L'ottavo stage dei portieri, un appuntamento importante che si rinnova ogni anno con la Virtus Francavilla. Sì, siamo arrivati all'ottava edizione, quest'anno insieme con la Virtus, perché sono responsabile del settore giovanile, quindi è stato giusto farlo anche sotto il nome della Virtus, perché adesso fa parte anche della Virtus. Quindi è uno stage qualitativo dove arrivano ragazzi da tutta Italia, è uno dei tre stage più importanti d'Italia, è riconosciuto a livello nazionale. Il responsabile tecnico Mario Capece, tra cui si annovera numerose presenze in vari camp e varie conferenze anche a livello internazionale, confederazioni internazionali. E l'amicizia poi quello che ha spinto in pratica noi a fare questo stage, la nascita dello stage, è l'amicizia con Mirante. Abbiamo giocato tutte e tre assieme a Sorrento e l'idea è nata perché nelle scuole calcio la figura del preparatore è carente, molto carente, quindi dare un supporto a questi ragazzi nella loro crescita, che è un ruolo differente rispetto al calciatore, è un ruolo molto particolare. Quest'anno diventa Virtus Francavilla Calcio, stiamo terminando proprio in questi giorni le pratiche burocratiche per unire le due società, quindi finalmente una sola squadra a Francavilla, perché Francavilla è una piazza importante e questo evento nella dimostrazione. Sono arrivati oltre 50 ragazzi, abbiamo dovuto anche chiudere il numero per evitare dispersione di forze e poi per non far scendere anche la qualità dello stage. Quindi oltre 50 ragazzi da tutta Italia e abbiamo personalità importanti che parteciperanno a questo stage e ci auguriamo che da qui possa nascere qualche piccolo campione degli anni futuri, però è anche un'occasione per la città per farla conoscere, per far conoscere le bellezze del nostro territorio, quindi sono molto contento, molto soddisfatto di come stanno andando le cose. Bisogna essere numeri uno non soltanto nello sport, ma anzi per esserlo nello sport occorre esserlo prima nella vita, però occorre tanto impegno, tanta dedizione, serietà e non bastano le capacità tecniche o l'allenamento costante eccetera, quindi occorre tanto impegno, dedizione e cercare di essere numero uno nella vita e poi nello sport. Il sindaco oggi si cala nell'ambiente sportivo, con il calcio ricorda un po' il suo passato. Sì, insomma il mio passato di istruttore ISEF, anche se io giocavo a pallavolo, però insomma avevo avuto anche insomma un rapporto con il calcio, anche fatto diciamo l'istruttore per una scuola calcio quando ero diciamo giovane. E insieme è una cosa interessante insomma questo evento importantissimo e soprattutto questo secondo me significa anche dare risalto insomma a questa società, la prima società adesso di Francavilla Fontana, perché insomma io mi trovo in un momento particolare dove c'è stata la fusione, di conseguenza diciamo la Virtus sarà l'unica società Francavilla Fontana a portare diciamo la città di Francavilla Fontana fuori anche insomma dal contesto cittadino e soprattutto provinciale. E c'è anche da parte dell'amministrazione comunale, c'è stato subito la volontà di venire incontro a un'esigenza fondamentale, non a caso noi rimettiamo, sto ritoccando anche la convenzione con il campo sportivo, togliendo insomma le 7.500 euro che erano previste come contributo che
diciamo, la società dava al comune per la gestione del campo. Questo significa che è un segnale importante in cui l'amministrazione comunale è vicina, insomma, all'associazionismo sportivo, e questo anche e soprattutto secondo me è un premio, perché per la prima volta Francavilla Fontana ha una sola società calcistica. Era impensabile poter gestire, insomma, Francavilla due società di un certo livello. Insomma, questo, insomma, è un riconoscimento per il lavoro fatto da Antonio Magri in questi anni, e soprattutto un riconoscimento per Francavilla Fontana, perché sul calcio, insomma, è stata, insomma, una piazza importantissima, e penso che d'ora in poi quanto più successo può avere la società sarà un successo anche per la città di Francavilla Fontana. Benvenuti a un nuovo appuntamento con le Top News. Brasile 2014, Italia sconfitta 1-0 dalla Costa Rica. Ucraina, Obama, Merkel e Hollande soddisfatti per il cessate il fuoco di Kiev. Pisa, incendio su un Intercity, alcuni intossicati. Italia flop nella seconda partita al Mondiale in Brasile. La Costa Rica batte gli azzurri per 1-0 grazie a un gol di Ruiz che insacca di testa al 44esimo. Il KO complica l'avventura della nazionale, che dovrà guadagnarsi la qualificazione agli ottavi nello spareggio con l'Uruguay il 24 giugno. Obama si è consultato con la cancelliera Merkel e il presidente francese Hollande sugli ultimi sviluppi della crisi ucraina. I tre leader hanno accolto positivamente l'annuncio del presidente ucraino Poroshenko di un cessate il fuoco unilaterale. Hanno poi ribadito la necessità che Mosca si ritiri dalla frontiera. Un incendio è divampato sull'ultimo vagone di un Intercity Napoli Ventimiglia. Il treno è stato bloccato ieri in tarda serata in provincia di Pisa dai vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. Alcuni passeggeri, rimasti lievemente intossicati, sono stati soccorsi dal 118. Non ancora chiarite le cause dell'incendio. Papa Francesco è arrivato questa mattina in elicottero in Calabria, atterrato a Castrovillari per la prima tappa. In giornata la sua visita proseguirà nella diocesi di Cassano allo Ionio. Molti fedeli già radunati in attesa. Per Bergoglio alle 14.30 visita agli anziani di una casa di cura e alle 16.30 celebrazione della messa a Sibari. Arrestato dagli agenti della questura di Taranto un 32enne che venerdì pomeriggio ha ucciso con un colpo d'arma da fuoco la convivente di 28 anni nella loro casa di Grottaglie. L'uomo ha chiamato i soccorsi e poi ha detto ai poliziotti che il colpo era partito per sbaglio. La versione però non ha retto durante l'interrogatorio. La vittima era madre di 4 bambini. Professori universitari sul piede di guerra. Obiettivo: fermare il blocco degli scatti sugli stipendi che va avanti da quasi 5 anni, o per gli atenei sarà la paralisi. Richiesta formalizzata in un documento con più di 8.000 firme fra i docenti delle università italiane, che viaggia spedito verso le 10.000 e che sarà inviato al Premier Renzi. Sono arrivati ieri alle 17.30 a Ciampino su un volo privato e sono stati subito scortati in uno dei più lussuosi hotel di Roma, dove i fan li attendevano già da ore. I Rolling Stones si preparano a infiammare domani 65.000 spettatori del Circo Massimo, completamente blindato per evitare l'assieparsi di persone senza biglietto.